Stretto Via Danese investe sulla formazione nel 2022. A Loyal partirà il corso di operatore del legno e design, una svolta voluta da aziende e territorio. Ci spostiamo in provincia perché dal 2022 a Viadana partirà il corso di formazione per operatore del legno e design. Il distretto viadanese investe sul futuro e sulla specializzazione. Le esigenze economico-imprenditoriali di un territorio recepite e trasformate in un nuovo corso di formazione dalla scuola di riferimento. Nel 2022 a Loyal Lombardia partirà il nuovo corso Operatore del Legno e Design. È già arrivato il via libera dalla provincia di Mantova. Per il settore nazionale del legno arredo, che fattura qualcosa come 42 miliardi di euro e impiega 311.000 persone, le prospettive occupazionali restano floride. La scuola Yal ha intercettato un'esigenza aziendale, ragazzi che possono lavorare nel settore del legno. Quindi abbiamo pensato di chiedere alla provincia di Mantova una nuova autorizzazione per avere le doti per poter attivare il percorso di operatore del legno design. Quindi partiamo cercando di stimolare, incentivare i ragazzi, proprio perché il territorio richiede poi un ingresso nel mondo del lavoro che è assicurato. È un'esigenza molto sentita. Ci siamo parlati sul territorio e tutti rappresentiamo questo tipo di necessità. Il lavoro si specializza sempre di più e c'è sempre più bisogno di formazione di qualità elevata. Il fatto di creare su questo territorio, che ha nel mondo del legno e della sostenibilità uno dei suoi punti di eccellenza non solo provinciali ma direi nazionali, il fatto di poter sviluppare qua dei percorsi di formazione specifici per tecnici e per persone capaci di operare nel nostro mondo, riteniamo sia un grande valore per il futuro, quindi ben volentieri sosteniamo questa iniziativa, metteremo in campo tutte le forze necessarie anche dal punto di vista formativo. L'intesa viadanese, secondo gli attori coinvolti, può essere issata a modello da poter replicare anche in altri distretti economici territoriali.